Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studiamo insieme Allegro Walzer, la seconda parte, quindi la parte B. In molti me l'avete insomma richiesta da un po' di tempo, insomma, che avevo pubblicato la prima parte. Vi disse che se ci fosse stato interesse, ci fossero state anche le lezioni successive. Eccoci qua, l'interesse c'è ed eccoci con la parte B oggi a studiare insieme. Ascoltate il brano che trovate sul canale completo, vi faccio sentire questa parte B lentamente, così riuscite, per molti insomma basta già questo, invece per altri insomma anche la lezione, quindi è questo, è dal 2 in chiusura. Ripeto, ovviamente più veloce. Così è più veloce, ma già ci sta sul canale, per me è andata. Ecco qua, quindi riprenderemo da questa parte l'impaginatura, diciamo, si è rotta insomma la matita, quella bicolori, cercherò di prendere uno tutto in diretta come sempre, cercherò di essere veloce insomma senza perdere tempo, ma cose che capitano. Ecco qua, la matita spuntita. Va bene, tutto in diretta e quindi andiamo avanti così. Allora, diciamo, questa partitura l'ho rimpaginata, quindi in ogni caso, anche se indicavo un'altra parte, questa è la parte B, quindi il finale è sempre lo stesso, la parte blu rimane sempre quella, le note sono sempre le stesse, quindi cambia solo l'impaginazione. Questa è la prima pagina, vedete? E la seconda pagina, eccola qua, chiaro, finisce qui la prima parte, qua il secondo ritornello e da qua inizia la parte B. Quindi io collego dal 2. Per farvi capire, almeno il 2 fa parte della parte A per capirci, e qua inizia la parte B, molto lentamente, questo, quindi abbiamo il 2 in chiusura, pensate che è lo stop, poi un, chiaro, quindi stop, un, queste sono le note, quindi stop, poi un, 4, 2 cerchiato, 3, memorizzate questo, solo questa battuta, dai. Che l'incastro, va bene? Bene, fatto questo andiamo avanti. Abbiamo questo in apertura. Poggiatevi sul 3. Poi 2 cerchiato, 4 sfuggito. Quindi si la pa 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 pa, quindi pa. Metto un metronomo a 60, è molto lento, in questo. Non fate questo, tutti uguali così, non va bene. Ma il primo lo fate durare in più, di più, così. Sfuggito quasi, quindi questi 2-4 sfuggito. Chiaro, chiaro. E stiamo ripetendo questo. Scusate, andate in quinta posizione, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato. Bene, ripetete questo. Ah, metto i puntini per farvi capire le note staccate. Tutte staccate queste, tam, ta, ta, e queste staccate, vi aiutano i puntini, sono sopra ovviamente, tutto velocemente. Questa è la battuta, tam, ta, 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 ta. Andiamo avanti qua, la stessa ritmica, stesso effetto legato e staccato che abbiamo qui. Vabbè, collegatelo a quello di prima ora, alla battuta di prima, che è questo. Qua possiamo tenere il terzo dito premuto, da prima, vedete qui. Questo terzo dito premuto qui, 3 e qua in apertura, chiaro? Bene, fatto questo sarà così. Battuta successiva. Con questo. Poi veloce 2 cerchiato 4. Scendete in sesta posizione. Staccate, quindi questo è. Solo le prime note. Ta ta ta. È tutto staccato, tam, tara, ta, 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 chiaro? Stessa ritmica di prima, questa, quindi vedete, tam, para, pa, 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 fatela per una mezz'ora ottenendo quell'effetto proprio del tocco, e poi collegate col metronomo, sarà così, quindi
quelle col puntino su quelle che scottano. In chiusura abbiamo questo. Qua c'è una terzina, ma noi faremo, la faremo diversamente ritmicamente, come diciamo croma con due semicrome. Pa, due, tre. Quindi non pensate, beh, ciò che il discorso musicale, l'ho detto solo per chi magari. Quindi fermate qui sul 2, ta 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 ta. E qua contate 1, 2, 3, va bene. Pa, para, pa. Ripetete questo, sarà così quindi col metronomo. 1, 2, 3, questo. E ci fermiamo qua. Bene, fatto questo, avete ripetuto questa frase. Collegate tutta questa frase, dedicategli molto tempo per ottenere anche quell'effetto staccato. È così. 1, 2, 3, questo quindi. 1. Ecco qua, va bene? Quindi è come se si appoggia ogni volta ta 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 sul 3, pa pa da, pa 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 sul 4, pa pa da, pa 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 pa, e si poggia su questo 2, chiaro? Quindi fatto questo ripetetelo anche in un giorno, una settimana, è importante che esca come l'avete ascoltato, con le note staccate, altrimenti non ha senso suonarla in modo piatto, tipo non ha proprio senso. Quindi mi raccomando, quindi dopo questo andiamo avanti. 1, 3, 2 cerchiato, 3, quindi 1, ta, ta, ta. In apertura c'è un ribattuto, ta, 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 ta. Inizio col 3, finisco col 3, ta, 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 ta. Poi 2 cerchiato, staccate, pa, 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 pa. Questo, pa, 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 staccato, pa, 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 pa. Ripeto da quello in chiusura, 1, ta, queste legate, poi ta, 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 staccate. Fate solo questo, vi metto tutti i puntini così vi aiutano a capire quali sono le note legate e quelle staccate. Da qua dovete fare fino qui, ecco qua. Quindi mettete queste V anche sulle vostre partiture, sono utilissime. Quindi un tarara, queste sono legate, un tarara in apertura. Questo ribattuto, sesto tasto, ta 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 ta, inizia col 3 in un momento solo, ta 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 ta, staccate ta ta ta. Bene, fatelo per ore e ore. E poi col metronomo è questo, 2, 3, contate 1, poi 1. Chiaro? 3, quindi 1, 1. Ecco qua, quindi 1 lo faccio durare questo, che è 1, poi 1, tarara, poi ta 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 ta. Fatelo per molto tempo, poi beh, andiamo avanti, altrimenti dura troppo tempo. Ora la ritmica è sempre quella. 1, 4, 5, 4, in chiusura il 3 ribattuto, uguale a prima. Ta 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 ta. È la stessa cosa di prima, solo che in chiusura, quindi le stesse note staccate. E sarà così. Quindi in apertura, 1, tarara, in chiusura, ta. Poi le staccate. Quindi pure magari qua legandole rispetto a prima, va bene. Valutate voi qua se legarle o no, magari per creare una contrapposizione. Potreste legarle qui. Fatto questo, colleghiamo tutta la parte e sarà così. Andiamo avanti, ma è la stessa cosa ora. Come sopra, quindi non cambia nulla, vedete? Di qua è la stessa cosa di prima. Uguale a questo rigo qua, identica. Quindi non cambia nulla. E per questo vi dico, memorizzate bene quello di prima. Andiamo avanti. 3, 2, cerchiato, 3. Vediamo che succede. Qua ancora uguale a sopra. Abbiamo in apertura il ribattuto sul tasto cerchiato, ta 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 ta, questo ta 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 ta, sempre quelle 5 volte lo stesso tasto. Pensate, campo basso si, campo basso si, come sopra che era ta 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 ta, solo che qui campo basso si, oppure 1 2 3 qua ci, 1 2 3 qua ci, come vi trovate voi è meglio, ma hanno 4 note solo su una pulsazione, poi l'altra sul battito successivo, ta 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 ta.
quindi poi il 4, 5, 4, quindi possiamo staccarla anche queste di dopo, esce più carino. Quindi questo, collegando alla nota di prima, un tarara, apro. Poi valutate voi, potreste anche legarle, però potete contrapporre note legate e note staccate, creando un vostro modo di suonarlo. Un tarara, stesso ribattuto di prima, ta 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 ta. Andiamo avanti, frase successiva, che è questa. Dopo una mezz'oretta, ovviamente. Quindi questo staccati e due in chiusura. Metto anche qua i puntini. Ma è facilissimo, tararà, poi tutte staccate, ta 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 ta, e poi aggiungete questo 3, 2, 3, dopo il 2, pam, poi Napoli, Napoli, e 5, ma legati, Napoli, Napoli. Scusate, ecco qua, volevo non fare questa lezione con la tosta, ho detto vabbè, ma è importante farla, dai, e dà la possibilità a molti di impararla, insomma, ho detto vabbè, non fa nulla, ecco qua. La frase è questa. Bene, ora allora, fatto questo, sentiamo questa frase che va da qua. Ta, 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 ta. Tutta questa frase qua così. Un. E poi si ricollega. Ripete la stessa parte, quindi vedete di qua. Si riprende di qua, chiaro? Molto lentamente con i bassi, com'è? Possiamo anche rifarla con il metronomo, però vabbè, andiamo lentamente con i bassi, è così. Dal 2 in chiusura, che è la parte più questa parte rossa e fare quella blu e riagganciare dall'inizio. In questo caso si aggancia così, da qua. Mettendo qui, insomma, l'utilizzo della valvola di sfiato, quindi da due. E si riaggancia da capo. Quindi la seconda volta facciamo tam ta da ta da ta ta, mettiamo lo stop qui, tam pa da pa, e qua lo sfiato, la valvola di sfiato per recuperare aria, per riprendere da capo, da dove? Ovviamente dove ci sta ritornando, di qua, chiaro? Bene, per oggi è tutto, quindi questa parte va bene così, cioè si riprende effettivamente, dice qua dall'S al segno, l'S, eccolo qui. L'S quindi non è altro che l'inizio qui, questo. L'altro simboletto lo troviamo qui. Vedete? Pam, pata, pata, pata. Per andare al trio, alla parte C qui. E qui vedremo nella lezione successiva. Siamo arrivati qua, va bene, al 2, che conclude la prima parte. Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti.